Ok, ora possiamo iniziare. E oggi facciamo l'oroscopo del mese, quindi siamo pronti a consultare i miei tarocchi, wow, super wow, per capire cosa succederà questo mese per ogni singolo segno. Ricordati di guardare prima l'oroscopo dell'ascendente, poi l'oroscopo del segno, è fondamentale. Mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, vedi che ci sono gli abbonamenti, quindi puoi abbonarti al canale così mi aiuti a poter continuare a creare contenuti qui su YouTube per te, che li guardi e ti aiutano a realizzare i tuoi sogni, ma soprattutto sapere cosa fare e cosa non fare durante il mese o la settimana. Inoltre, se vuoi una cosa un po' più easy, puoi mettere il follow e attivare la campanellina, così sarai avvisato o avvisata quando uscirà il prossimo video, sempre qui sul mio canale. Naturalmente io sono ovunque, in ogni dove, in ogni come, in ogni luogo, in ogni lago, quindi puoi seguirmi anche su Instagram e TikTok, dove ci sono altri contenuti, sempre a livello di astrologia, magia, legge dell'attrazione, manifestazione, e chi più ne ha, più ne metta, Stellin. E insomma, adesso abbiamo parlato fin troppo, bando alle ciance, ciance alle bande, sigla! Segno dell'Ariete. Lavoro e consigli di vita li trovi sul mio canale Instagram. Qui parliamo di amore per i single, amore per le coppie. Vediamo cosa dicono le carte per te. Per i single, ho finalmente lasciato andare quella relazione che era destinata a non partire, a non continuare in nessun modo. Finalmente non ne vuoi più sapere. Il problema è che ti senti vuoto in questo momento, o vuota, cioè non hai proprio emozioni dentro di te, ti senti che manca qualcosa, sei bloccato, stai bloccando la tua evoluzione, perché ricordati, quando si lascia andare bisogna poi evolversi, quindi non bloccare l'evoluzione, la tua trasformazione. Mi raccomando, cerca di uscire, di trovare nuove conoscenze, nuove amicizie, perché questo sarà il segreto per trasformarti. Andiamo avanti, ricordati di vedere anche l'oroscopo dell'ascendente. Per quanto riguarda le coppie, finalmente hai superato quei disguidi che c'erano con il tuo partner e scoppierà una passione incredibile tra di voi, tant'è che ti farà quasi sentire come se fosse di nuovo la prima volta tra di voi, come se fossero i primi momenti, i primi incontri. Felice per te, Stellina. Per il segno del Toro, lavoro e consigli di vita sul mio Instagram, qui parliamo di amore per i single e per le coppie. Vediamo cosa dice l'oroscopo per te, single, guarda anche quello dell'ascendente. Per i single hai voglia di una relazione, non ce la fai più, il problema è che con quella persona che ti piace non c'è comunicazione, quindi di conseguenza non riesci a capire come poter avviare questa relazione che tanto sogni da tempo. Vuoi mettere delle nuove basi, si sta avvicinando l'inverno, non puoi essere più single, anzi l'autunno, e di conseguenza i tuoi piani iniziano a essere studiati e organizzati per far sì che questo tuo desiderio si avveri. Mi raccomando, Stellina, ricordati di vedere quello dell'ascendente. Per le coppie ci potrebbero essere dei nuovi progetti in mente, quindi automaticamente li comunicherai con il tuo partner, che però non ne vuole sapere, perché per lui o per lei state bene così, non c'è bisogno di andare a rovinare quella che è la tranquillità della coppia. Ecco perché ci potrebbero essere un attimo dei disguidi, ma sono superabili. Il segno dei gemelli, lavoro e consigli di vita, li trovi sul mio Instagram. Qui parliamo di amore per i singoli, amore per le coppie. Vediamo, ricordati di vedere anche l'oroscopo del tuo ascendente, mi raccomando. Per i single non ci stai pensando più. Non ci stai pensando più a quella persona che ti aveva provocato delle emozioni, diciamo che quasi pensavi di entrare in una relazione. Non ci stai pensando più, è ormai andata, finita l'estate, non ne vuoi più sapere. E questa cosa la comunicherai a questa persona, cioè direi finalmente io non ne voglio più sapere di te, quindi puoi andare a quel paese, dato che mi hai reso l'estate impossibile, adesso mi rinchiudo in casa mia, mi rintano nel mio autunno bellissimo e meraviglioso, e di te non ne voglio più sapere. Quindi per quanto riguarda l'amore, finalmente finiscono le vostre intemperie. Sarà anche perché Mercurio retrogrado finalmente se n'è andato a quel paese, quindi possiamo stare un po' più tranquilli. Attenzione che ci sarà un'eclissi di luna importantissima per te a settembre, poi ti faccio il video, lo pubblico sul mio canale, quindi seguimi. Oroscopo per le coppie in amore. Allora, diciamo che nella tua relazione c'è un momento di crisi dove vedi che le cose non stanno andando proprio per il verso giusto. Non hai paura che le basi sulle quali è impostata la vostra relazione stiano un attimo andando a quel paese. Questa cosa ti spaventa tanto. Il problema è che non riesci a comunicarlo al tuo partner, hai paura che siano solo i tuoi pensieri mentali astratti. Non fare questo errore, comunica, sei il segno della comunicazione, quindi parlane e vedrai che troverete un punto d'incontro. Ma per il segno del Cancro, lavoro così.
consigli di vita li trovi sul mio Instagram. Qui parliamo di amore per i singoli, per le coppie. Vediamo cosa dice l'oroscopo per te. Ricordati di vedere anche quello dell'ascendente. Per i single, attenzione, attenzione, c'è qualcuno del passato, un tuo ex, ti avviso già proprio papale papale, che sta per tornare, si sta bloccando ma sta per tornare, ma tu finalmente hai trovato la tua serenità, ti senti forte, indipendente, decisa o deciso, sei circondato da persone che ti guardano e vedono splendere in te il sole, quindi automaticamente nessuno può più abbatterti, attenzione perché sta venendo per minare la tua tranquillità, lasciala andare, non farlo entrare perché non serve più a niente ormai, ok? Andiamo avanti e attraiamo chi è destinato a noi, ok? Questa è una prova dell'universo, non caderci. Per quanto riguarda le coppie, attenzione, in passato hai sofferto perché qualcuno si è intromesso nella tua relazione e ha mandato via la vostra stabilità. Il problema è che questa settimana sentirai di nuovo quella presenza oscura di quella persona che già in passato ha dato problemi, quasi incombere su quella che è la tua relazione. Hai paura di soffrire di nuovo, hai paura di perdere di nuovo la tua stabilità, ma stai tranquillo o tranquilla perché questa cosa non succederà, perché tu ora sei astuto o astuta e capirai al volo che quella persona è meglio allontanarla. E anche perché si vede nel mio oroscopo, quindi ti sto avvisando, mi raccomando, stai lì. E guarda anche l'oroscopo dell'ascendente. Per il segno del leone, lavoro e consigli di vita sul mio Instagram. Qui parliamo di amore per i singoli, amore per le coppie. Vediamo cosa dice l'oroscopo per te. Ricordati di vedere anche quello dell'ascendente. Quindi questo è il mio perché sono ascendente leone. Oroscopo per i single. Allora, c'è qualcuno che non riesce a lasciare andare, che sta nei tuoi pensieri, nel tuo animo, e questa cosa ti blocca a tutto il resto, non permetti a nuove conoscenze di arrivare, stai bloccando tutte le tue emozioni, le tue vibrazioni focose affinché possa arrivare qualcuno che ti travolga la vita. Perché? Perché pensi a quella persona con il quale sai che non puoi avere nulla, ma continui a pensarci e questa cosa ti blocca, blocca la tua evoluzione, blocca ciò che in realtà stai manifestando. Quindi mi raccomando, lascia andare quella persona, per piacere, ascoltami anche tu, Ivana, che riguarderai questo video, ascoltami, alla Ivana del futuro sto parlando, e anche a tutti voi che siete o ascendente o sole in leone. Lascia andare quella persona che tanto non fa parte della tua vita, non serve, ok? Via, fai un bel rituale del lasciare andare, c'è il video sul mio profilo, e dopo aver fatto questo rituale finalmente potrai attrarre la passione, perché sei piena di passione, sei pieno di passione, ma se non sblocchi non arriva nulla. Per le coppie, momento di passione tra te e il tuo partner, evoluzione in questa, e questa cosa ti fa stare un po' più tranquilla, anche se lo sai benissimo ormai, per il tuo partner non provi più quelle emozioni che provavi un tempo, quindi non riesco a capire perché sei ancora in questa relazione, perché sicuramente non è arrivato qualcun altro, qualcun'altra a salvarti, come al tuo solito. Quello che devi fare è decidere se vuoi vivere solo di passione o vuoi vivere ancora anche di sentimenti, quindi lasciare andare il tuo partner, perché basta poco, una scelta per cambiare le carte in tavola. E ricordati di guardare anche il segno cioè ascendente, ok? Mi raccomando. Per il segno della Vergine, lavoro e consigli di vita sul mio Instagram. Qui parliamo di amore per i single, amore per le coppie. Vediamo cosa dicono le carte per te. Per i single, pensi sempre a quella persona con il quale hai avuto un dialogo che proprio ti ha cambiato la vita, una comunicazione, una connessione che ti ha fatto impazzire, e questa cosa ti fa risplendere, e vedi questa persona come qualcuno che vorresti nella tua vita. Si sta avvicinando l'autunno, quindi diciamo che l'estate sta finendo, vuoi sistemarti, e c'è questa persona che ha preso la tua mente, il tuo cuore, il tuo animo, un po' tutto, e di conseguenza vorresti un confronto, questa persona ha un contatto, un consiglio. Continua a frequentare questa persona, non correre, piano piano, step by step. Coppie, per le coppie c'è la voglia di un nuovo inizio, di cambiare qualcosa, di inserire nuovi progetti, nuovi programmi per quanto riguarda la tua relazione. Però il problema è che il tuo partner non è d'accordo, quindi ci potrebbero essere degli scontri tra te e il tuo partner, perché non avete la stessa tipologia di pensiero, non viaggiate sulla stessa lunghezza d'onda. Quello che ti consiglio di fare è trovare un punto d'accordo, scendere a compromessi, ecco, in modo tale che entrambi possiate essere felici e tranquilli. Ma per il segno della Bilancia, lavoro e consigli di vita sul mio Instagram. Qui parliamo di amore per i single, amore per le coppie. Vediamo cosa dicono le carte per te. Per i single, attenzione, ti stai prendendo del tempo, stai pensando tanto, effettivamente non riesci ancora ad attrarre l'amore, non
riesci ad avere quella tua energia che avevi un tempo. Hai bisogno di tempo. Prenditi del tempo per te stesso o te stessa. Hai bisogno di stare con te, di capire quali sono le tue necessità, ma soprattutto di ascoltare il tuo animo. Per le coppie finalmente ti senti forte, finalmente ti senti sicuro di te, sicura di te. C'erano dei progetti che volevi avviare con la tua persona, però lascerai andare perché hai ritrovato l'amore. Finalmente ti senti di nuovo a casa con il tuo partner, finalmente avete finito, smesso di discutere e avete ritrovato quella serenità e quelle emozioni che tanto ti mancavano. Quindi goditi l'amore, non pensare ad altro. E ricordati di vedere anche il segno, l'ascendente, l'oroscopo, insomma. Per il segno dello Scorpione, lavoro e consigli di vita sul mio Instagram, qui parliamo di amore per i singoli, amore per le coppie. Vediamo cosa dice l'oroscopo per te. Per i single, allora, c'è una passione che va avanti da tempo, ok? E questa passione potrebbe avere una svolta. Ci sarà un cambiamento, ci sarà un incontro di anime e ci sarà proprio quel momento che tanto attendevi da tempo. Arriverà, non bloccarlo, perché hai paura. Ok, nonostante ti piaccia tanto questa persona, hai paura di questa evoluzione del vostro rapporto. Non ti preoccupare, Stellin, fidati di me, vai e sii te stesso o te stessa. Per le coppie, attenzione, ci potrebbero essere dei piccoli scontri, ma sappi che saranno solo elemento di evoluzione. Cioè, finalmente avrete quella trasformazione di coppia che aspettavate da tempo e che ti farà ritrovare la serenità. Non potevate continuare così, sempre a litigare, sempre a discutere. Ci voleva quel confronto che però poi esplode in passione, ti fa tranquillizzare e ti fa ritornare in te per quanto riguarda le tue emozioni. Il segno del Sagittario, lavoro e consigli di vita sul mio canale Instagram, amore per i single, per le coppie qui. Lo so che mi stai guardando, stai dicendo: guardala, sta facendo già il sorrisino perché è il suo segno. Il mio segno principale, l'ascendente che io vedo, non è solo il segno, che è il sole. Single, che carte sono uscite? Cioè, raga, preparatevi. Allora, attenzione, metterai delle nuove basi a tuoi pensieri che ormai andavano avanti da tempo. Finalmente troverai la chiarezza, ok? Non soffrirai più perché ormai non ti fai più prendere personalmente da quello che succede, stai un po' più scialla. Quindi, cioè, ognuno faccia quello che vuole, decida la propria strada, perché queste persone manipolatrici che stanno attorno a te, finalmente te ne accorgerai. Diciamo che sei sicuro e hai capito finalmente quali sono le persone che veramente stanno tentando la tua felicità e sono vicine a te solo per manipolarti. Fa attenzione, sarai proprio piena di queste persone. Di conseguenza, siccome finalmente hai capito come fare per scoprirli e finalmente hai capito come fare per non soffrire, non rimanerci male, anche se ci saranno, tu sarai pronta e pronta, anche perché stai guardando questo video e io ti ho insegnato a farlo, quindi ti ho avvisato, Stellin, mi raccomando. Anche a te, Ivana del futuro, che stai guardando questo video mentre lo editi, mi raccomando. Per le coppie ci saranno dei litigi, il tuo partner o la tua partner, mi raccomando, a non stare zitto o zitta. Questo è il problema, che terrai tutto dentro di te, la devi smettere, devi parlare con la tua persona e il tuo partner, perché ha bisogno di sapere quello che frulla nella tua mente. Non hanno tutti i poteri magici, ok? Non sei fidanzato con me o fidanzata con me, quindi non possono sapere. Parlane e fa sapere loro o lui o lei qual è, o loro, qual è il problema e ciò che frulla nella tua testa. Mi raccomando, stai lì. E ricordati di vedere anche l'oroscopo dell'ascendente. Per il segno del Capricorno, lavoro e consigli di vita sul mio Instagram, qui parliamo di amore per i single, amore per le coppie. Vediamo cosa dicono le carte per te. Per i single, finalmente hai interrotto i ponti e le comunicazioni con quelle persone che non ti facevano stare veramente bene. E adesso risplendi più che mai. Sei pieno di passione, pieno di energia, di emozioni che puoi donare al mondo. Esci, divertiti, connettiti con nuove amicizie, perché attirerai a te l'amore. Mi raccomando, stai lì. Per le coppie, hai accanto a te un partner molto potente, molto sicuro di sé, che sa ciò che vuole. Il problema è che le tue emozioni stentano un attimo a
essere carenti, ok? Sono un po' carenti in questo momento e di conseguenza stai per rischiare di fare lo stesso errore che hai fatto in passato, cioè quello di rimanere in un posto dove in realtà non vuoi essere, solo perché questa persona è molto forte, molto potente, hai paura forse di allontanarla, no? Oppure temi di sbagliare scegliendo le tue emozioni e te stesso? Pensaci bene. Meditazione per te, Stellina. Per il segno dell'acquario, lavoro e consigli di vita sul mio Instagram, qui parliamo di amore per i single, amore per le coppie. Vediamo cosa dicono le carte per te. Per i single, attenzione, hai ritrovato la tua stabilità, finalmente sei tranquillo, sereno, anche se non è al 100% quello che vorresti, però diciamo che lì ci siamo, che c'è tanta stabilità. Ci sono di nuovo le tue emozioni, quindi hai ritrovato quell'emotività che tanto avevi lasciato andare, che non riconoscevi più dentro di te, finalmente è ritornata, quindi sei pronto a provare nuove emozioni, ma non sei pronto a fare lo step successivo, ti stai trattenendo tanto, non riesci ad andare vita a questa evoluzione. Diciamo che rimani un po' nella tua zona comfort, perché che te lo dico a fare? Che te lo dico a fare? Per fortuna non sono usciti gli ex nella tua lettura carte, però quello che ti dico è cerca di non fare tutto insieme. La tua evoluzione può essere fatta anche step by step, quindi un poco alla volta. Quindi magari esci fuori dal quadrato leggermente, fai qualcosa di diverso, così un giorno sì, l'altro no, in modo tale che potrai sentirti vivo al 100%. Per le coppie, attenzione, la tua persona è il tuo mondo, è il tuo tutto, è colei che ti fa stare libero, fa sentire vivo, ti dà tutto ciò di cui tu hai bisogno e che tu desideri dalla vita. Ma ci potrebbero essere dei pensieri riguardo situazioni del passato che dentro di te in realtà non riesci a superare. Quindi, nonostante questa persona sia perfetta, sia tutto ciò che tu desideri, ti senti un attimo perso, un attimo in crisi e penserai tanto. Quello che ti posso dire è comunicare. Piuttosto che pensare, dichiara e dia alla tua persona quelli che sono i tuoi pensieri. Il segno dei pesci, lavoro e consigli di vita sul mio Instagram. Qui parliamo di amore per i single, amore per le coppie. Vediamo cosa dice l'oroscopo per te. Per i single, hai voglia di creare una famiglia, non vuoi stare più da solo, ormai hai deciso. È questo quello che vuoi, una relazione stabile che ti faccia stare bene. Sappi che ci sarà un'eclissi molto importante a settembre che ti cambierà totalmente la vita in positivo. Seguimi perché pubblicherò un video al riguardo che ti piacerà tantissimo. Quindi prenderai questa consapevolezza e può essere anche che tu incontri una persona che in realtà ti farà capire che è quella giusta in questo momento per te. Per le coppie, momenti di passione caratterizzano quella che è la tua relazione. Il problema è che non riesci più a dimostrare quelle emozioni, quell'amore che riuscivi a dare prima al tuo partner. Sembra quasi se non è quello che sembrava all'inizio, sembra essere cambiato o cambiata, è apparso in un modo così sicuro di sé, così autorevole e tutto, però in questo momento sembra essere cambiato e non essere più quella persona sicura di sé che tanto ti ha preso e ti ha travolto. Non ti preoccupare, lascia passare questo periodo e aspetta l'eclissi di luna in settembre che ti cambierà totalmente la vita in positivo. Vediamo un po' cosa succede con il tuo partner. Per il momento osserva e sii cauto anche nel dichiarare le tue emozioni, step by step, mi raccomando. L'oroscopo termina qui. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Oppure, in maniera molto più semplice, metti il follow e attiva la campanellina, così sarai avvisato o avvisata quando uscirà il prossimo video su astrologia, legge dell'attrazione, manifestazione, lettura dei tarocchi. Chi più ne ha, più ne metta. Inoltre, hai tutti i miei contatti dove puoi contattarmi per quanto riguarda consulenze private. Che altro ti devo dire? Grazie, Stelin, per essere arrivato fino alla fine e ricordati che puoi fidarti di me. Sono Ivana, l'astrologa di tutti i social, e sono anche una strega, ma non dirlo in giro.